Amici zagoriani, buongiorno. Eccoci a un'altra uscita zagoriana. Come vi ho detto in qualche filmato, sarà un'estate ricca di uscite, cose regolari, diciamo, uscite che aspettiamo di mese in mese e novità. Abbiamo già visto alcune cose e vedremo poi il crossover con Dragonero, quello con Tex, insomma un sacco di altre cose. Oggi in edicola trovate il Classic Zago numero 28, la capanna sulla scogliera. Andiamo a vedere com'è velocemente per farci un'idea di questo album. La vedete la solita copertina col taglio a striscia che raffigura i personaggi che fanno da cornice a, anzi che sono poi i protagonisti della storia Ombre sulla serie Zenith, almeno l'uscita del Zenith era quello. Ok, la costola sempre col solito taglio, simbolino, nome e il colore che riprende la banda. Il prossimo numero, Il Mare Bianco, in edicola dal 13 di luglio. Devo dire che queste copertine, ragazzi, ci ricordano proprio il periodo delle strisce, insomma, con un po' di nostalgia, diciamo. Sono sempre, poi io chiaramente non me le ricordo tutte, ogni volta che le vedo alcune proprio non ne ho nessun minimo ricordo, come questa qui, tra l'altro molto molto bella. Ok, allora vediamo un po', qui Moreno ci parla, le prime ferrovie cominciano dunque, sì, allora sì, visto che in questo numero si parla della costruzione delle ferrovie negli Stati Uniti, ci fa un po' un'introduzione all'argomento, diciamo, e si vede anche per la prima volta, se non mi sbaglio, Robson, che sarà uno dei comprimari da serie che vedremo diverse volte. Allora, Il Nido di Vipere è la parte finale della storia del mese scorso, se non sbaglio. Qui comincia, vedete, sempre Il Nemico Misterioso, va avanti. Qui Ferri ha già un tratto già un po' diverso, sta già crescendo un po'. Ecco, la storia finisce qui, qui comincia Ombre, infatti, come vi dicevo prima. Tra l'altro, in questa puntata, cioè nel finale di questa storia, in questa parte di storia che finisce in Due Vitre, vediamo Bimbo Sullivan, che rivedremo poi nel corso degli anni altre volte. Quindi diventerà non un nemico di primo piano, ma insomma un carattere che si farà rivedere. Allora, qui dicevamo comincia Ombre. Ecco, vedete già qui, secondo me, Ferri ha già un tratto, diciamo il tratto, io lo divido sempre in tre fasce. Ferri, la prima, quella proprio delle prime storie, questa qui, e poi quella della Golden Age, che è stato, diciamo, l'apice, poi da lì non è più, non è che questo fosse da meno, ma diciamo che ha due, tre tratti un pochino diversi, secondo me. Questo è quello che lo porterà poi alla Golden Age, a quel tratto che noi tutti ricordiamo benissimo. Ok, nella terza di copertina, lo speciale Provaci Ancora Cicco, che vi ho fatto vedere qualche giorno fa, uscito già l'11 giugno, quindi lo trovate in edicola. E come visto prima, il numero del mese prossimo. Ok, ragazzi, per chi continua a fare questa serie, le storie cominciano ad essere interessanti, ve l'ho già detto, andiamo avanti, le rivediamo a colori, insomma una serie che piano piano ci fa rileggere cronologicamente tutte le storie di Zagor. Per questo video è tutto, a presto, buona giornata a tutti.